Andiamo quindi a prendere la 77esima Star Power assieme, ragazzi. 3, 2, 1 e vai! Eccola qua, ragazzi! Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Per quanto mi piacesse il termine matematicamente, nel video box opening dove abbiamo maxato tutto il nostro account, mi avete detto che ero maxato matematicamente ma non effettivamente. E quindi facciamo le cose fatte come si deve e facciamo un video in cui ci maxiamo effettivamente. Eccoci qua sul nostro iPadino, siamo in compagnia di Xoku e di Alezzo, eccoli qua, che flexa ovviamente il suo 35 e il suo bullino. Prima di partire con il video, come sempre, tre modi rapidi e veloci a disposizione di tutti per supportare quello che faccio. Ovviamente un bel pollicino in su qua sotto il video, molto importante per appunto permettere al video di andare lontano lontano e soprattutto per far capire all'algoritmo di YouTube che questo tipo di contenuti vi interessano e insomma volete vedere degli altri. Non dimenticate anche in fondo allo shop il codice FR, rapido e veloce da inserire. Oltretutto proprio oggi, ragazzi, al prezzo di 80 gemme, perché questo video dovrebbe uscire di venerdì, troverete nello shop Sandy Golosone. Sarà uscito penso da veramente un paio di ore, quindi non dimenticate, con 80 gemme ci sta assolutamente come skin, forse la più bella mai fatta per Sandy, anzi sicuramente la più bella mai fatta per Sandy. Codice FR, clippate e taggatemi su Instagram così vi riposto direttamente sul mio profilo. E poi lo sapete ovviamente, il primo link in descrizione è quello per fare la sub gratis con Amazon Prime. Se avete Amazon Prime infatti potete collegarlo a un vostro account Twitch e questo account si potrà abbonare ogni mese gratis al canale e sbloccare tutti i vantaggi dell'abbonamento che trovate comunque sia nelle info appunto del canale di Twitch. Nel video precedente avrete visto che c'era apparsa insomma la seconda Star Power di Mr. P, ovviamente, perché quando dico che siamo maxati matematicamente non vuol dire che saremo maxati effettivamente tra un mese, ma ci vorranno un paio di giorni, forse tre, in questo caso un paio di giorni. Infatti ieri ho trovato porte girevoli, l'ultima Star Power che mi mancava per quanto riguarda Mr. P, che andiamo subito a selezionare. E poi ragazzi, guardate qua nello shop, abbiamo sia la Star Power di Maxine sia una Free Box che andremo ad aprire però dopo, perché prima ovviamente ho un piccolo test con questa Star Power che non ho mai provato, lo voglio fare insieme a voi, anzi per la precisione insieme a Xoku e ad Alezzo. Quindi ragazzi, decidiamo una mappa, decidiamo una comp e ci vediamo in game. Allora, si giocherà in Gem Grab, capita a fagiolo, perché ci abbiamo giusto una missione più quelle giornaliere che però facciamo poi tra un secondo. E questa è la comp, possiamo partire ragazzi e vediamo un pochettino questa Star Power che mi piace sinceramente, perché comunque sia, a differenza di quella che vedremo dopo, che è l'alternativa peggiore per Max e anche per quello che non l'ho mai shoppata, questa è una Star Power che è stata rivista come ben saprete, ma è comunque molto valida per Mr. P. Ragazzi, primo tentativo molto sfortunato. E pensare che non sembra, ma una volta io Mr. P l'avevo fatto al 30, ragazzi. Ma quando lo feci al 30 io, questa Star Power non esisteva. Riproviamo, ragazzi, siamo stati un po' sfortunati alla fine. Ok, eccoci qua e guarda un po' chi c'è dall'altra parte. Un altro Mr. P. Vediamo un pochettino come ce la caviamo questo giro. Hai la torretta, Alezzo? Penso di no, avrei messo sicuramente. Infatti, immaginavo. Piuttosto, ecco, l'altro Mr. P c'ha la Star Power primaria e non è neanche una scelta così sbagliata. Soprattutto perché finché io non ho la torretta, sicuramente lui ha un grosso vantaggio su di me. Dopo è tutto da vedere, ma ora come ora... Ah, ma mi regala così queste hit? Molto bene, bravissimo, bravissimo. Tra l'altro, ragazzi, non ero neanche abituato a questo cambio nei tempi di ricarica della ulti di Mr. P, perché effettivamente abbiamo visto nell'ultimo ribilanciamento che questa cosa è cambiata. E guardala lì, la torretta del mister che arriva a dar fastidio. Bella la hit, bello anche il gadget, bella anche la ulti Tara usata palesemente in autofire. Ok, ci sta tutta. Il problema è che adesso io sono senza ulti. Questo è un grosso, grosso problema. Dobbiamo sicuramente cercare... Aiuto, aiuto zio. Ok, mi carico una torretta, la piazziamo di nuovo qua. Attenzione, bella la hit che arriva. Bello anche il colpo di Alezzo, vado a tirare un po' di colpetti lì.
Siamo a 9 gemme, ce ne basta giusto una. E io userei il gadget, lì, zio. Userei il gadget tantissimo. E ho sbagliato. Ma arriva un grab di Xoku pazzesco. Dovrebbe arrivare anche la kill. Non è arrivata la kill? Oh mio dio. Ah, no. Ok, piglia pure tutto, zio. Ti difendo io. O almeno ci provo. E però perlomeno questa volta ho utilizzato i gadget. Ero un po' arrugginito con Mr. P, ma ho detto comunque la mia, dai. Ok, Mortis addirittura qua. Mortis potrebbe essere un grande problema per noi. Quindi massima attenzione in questa fase e piuttosto sfruttiamolo bene per quanto riguarda il fiddarci le ulti. Massima attenzione in questo caso, soprattutto anche a Spike, che è un brawler di nuovo abbastanza fastidiosetto. Qua mi pusha tantissimo. Se riusciamo a gestircelo lo killiamo easy. E il grab Xoku, mi raccomando, cerca di trattenerlo un po' di più, di risparmiarlo nel vero senso della parola. Ok, attenzione a Pam, attenzione anche a Mortis. Vabbè, qua Xoku l'ha gestita veramente bene. Cerco di ricaricarmi un attimo la vita. Ci sono. Vado a hittare un paio di volte quella Pam. Riesco a piazzarmi una torretta tattica e vado sicuramente col gadget. Gadget che mi dà un grosso aiuto. E lì ci vanno un paio di colpi per togliere sicuramente il prima possibile la torretta a Pam. Ok, Mortis lo vediamo fermo. Io non azzardo un push. Anzi, ora sì, perché c'è il grab da parte di Xoku. Molto bene. Dovremmo riuscire. Allora, adesso abbiamo un minimo di controllo. Dovremmo riuscire a mantenerlo e cercare. Vabbè, Xoku addirittura è andato a prendersi le gemme. Meglio di così Xoku non poteva fare. Bellissima partita questa parte sua. Vediamo se riusciamo ancora a utilizzare un gadget sul pinguino, così in sicurezza. Il pinguino va a rompere parecchio le scatole a Pam. Ci piazzo tranquillamente. Vabbè, pure il gadget di Bo è arrivato con un tempismo perfetto. Io comunque andavo con un'altra torretta. Ma ragazzi, lo spawn rate aumentato dei pinguini ha fatto il suo, diciamocelo. E arriva così qualche coppa su Mr. P, che veramente ha un numero di trofei imbarazzante. Però una volta che l'ho fatto al 30, ragazzi, finché non pusho coppe non ha senso portarlo più su di così per me. Missione fatta, 250 punti. Andiamo avanti anche con il carissimo pass. Direi che con Mr. P può bastare così, ragazzi. Andiamo a prendere l'ultimo brawler, che ha solo una star power, ovvero Max. Eccola qua. E ragazzi, facciamo un attimino due conti. Ci sono 39 brawler al momento, tutti quanti con due star power tranne Colette. Possiamo fare 40 per 2 sono 80, ok. Meno 2, perché sono 39 appunto, sono 78. Allora, se non dico una cavolata, in questo momento su Brawl Stars ci sono 77 star power. Andiamo quindi a prendere la 77esima star power assieme, ragazzi. Ma prima noi proviamo l'ultima sculata. Apriamo una free box adesso, una Brawl box normale, piccolina. Vediamo se già da qua ci esce l'ultima star power. È impossibile, ma noi ci proviamo e... ci abbiamo provato veramente e basta, eccola lì. 70 di oro, non ci importa, quei 70 di oro sono 70 di oro in meno da spendere per Dynamo, l'ultima star power di Maxine. 3, 2, 1 e vai! Eccola qua ragazzi, Dynamo di Maxine. Maxine ricarica la super mentre si muove, meglio conosciuta come la star power utile per fare i bug. E basta, la utilizzavo nella serie di bug perché ragazzi è ovviamente molto più forte la star power attuale. Ci tengo sempre a ricordarlo per cercare di tenervi aggiornati sempre su quelle che sono le star power che lavorano di più. Infatti la seconda star power permette di ricaricare i colpi più velocemente mentre ci si muove. E i colpi sono molto più importanti ragazzi durante uno scontro, soprattutto con Max, che comunque sia un brawler ragazzi che non ha questa ulti così incredibile, diciamocelo. E soprattutto ragazzi, adesso in Brawl Ball ci andiamo a fare le due missioni che vi dicevo poco fa. Causa 60.000 punti di danno in Foot Brawl e vinci 3 partite in Foot Brawl. Quindi vamonos. Ah giusto, siamo con un brawler doppio, non si notava. Davvero penso che questa sarà, almeno che non facciano un bilanciamento, la prima e l'ultima volta che utilizzo questa star power, perché io veramente non mi sento assolutamente di consigliarvela ragazzi. Oltretutto
Abbiamo anche il gadget di Max, ragazzi, che onestamente non ho mai utilizzato particolarmente. E comunque sia, Max, tutto sommato, è comunque un buon brawler al momento per quello che è la situazione, il panorama, diciamo, del meta. Quindi sai che non sarebbe poi neanche così male un bel... ecco, qua ho fatto ad esempio una cavolata pazzesca. Non sarebbe poi neanche così male un bel push con Max. Magari una settimana solo brawler la dedichiamo a lei. Questa partita è durata un secondo, ragazzi, e abbiamo fatto solamente 5.376 punti di danno. Oh mio Dio. Ok, venite qua di nuovo. Ok. Piglio, faccio un giro di qua. Vai, Xo. Sì. Ah! Non ci credo, non ci credo. Ok, va bene. Vai la zii, vieni, 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 veloce. Lol. Vabbè, va bene, si è andato a schiantare contro un muro. Va benissimo. Veloci, 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 ripartiamo bomba. Vabbè, i danni a quest'ora li avrò fatti. Cioè, se non ho ancora fatto i danni necessari, ragazzi, boh, basta. Io mi dissocio. Andiamo di qua, veloci, attenzione a Bea. Mi ha sicuramente predictato. Ok, via, veloce. Aiuto, aiuto. Bella lì, ragazzi. GG per Max, basta. Ok, missione compiuta, in vero senso della parola. Direi che siamo giunti al termine. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatecelo sapere come sempre con un commentino qua sotto. Un bel mi piace che è importantissimo. Noi ci becchiamo alle live in 3 o alle 3 in live, vabbè, è uguale. E Twitch, link in descrizione. Un salutone, anzi così sono 2. Ciao ragazzi.